Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e oggi siamo finalmente, dico finalmente perché me l'avete chiesto in maniera incessante, neanche fosse la cosa più bella del mondo, siamo tornati sui Cavalieri dello Zodiaco. Dico questo perché quando volevo portare i Cavalieri dello Zodiaco, quando ancora non era uscita la versione europea, nessuno se lo cagava di striscio, anzi, ero addirittura chiamato pazzo per il fatto che preferivo, diciamo, attualmente i Cavalieri dello Zodiaco a Capitan Tsubasa Dream Team, quando poi successivamente, attualmente tutta, ma dico tutta la community di Dream Team non sta facendo altro che giocare a Saint Seiya. Ora, tralasciando questo che non è importante, anzi è una stupidaggine, una chiacchiera da bar. Oggi siamo qui per un video full speciale con un ospite speciale, vero? Sembra un coniglio. Dio quanto sei brutta. Vabbè, comunque siamo qua con un ospite speciale e questo ospite speciale a quanto pare non la posso lasciare stare da 2 giorni perché se non la tengo in braccio inizia a urlare come una pazza. Quindi, onde evitare che esce un gatto sclerotico, questo gatto sclerotico dovrà stare con me durante i pull. La vedete? No, è intimidita, non so da cosa, ma è intimidita. Quindi, oltre ai piccoli problemi che mi hanno portato a non fare video in questi ultimi giorni, un po' di salute, un po' di computer che è andato a puttane dopo aver cambiato il processore, un po' sabato notte che una macchina mi è venuta addosso e quindi mi ha praticamente sfasciato, siamo vivi e vegeti e andiamo a fare un 10 multisummon, quindi esattamente 100 stelline, sul nuovo banner che è uscito oggi, quindi il Team Summon di Pandora più Sion. Di Pandora più Sion c'è da dire che Pandora la voglio perché da Vagak Dela la voglio, la voglio, la voglio. Sion, se esce, non faccio altro che potenziare il mio Sion God perché ho un Sion ultra bombato. Non faccio altro che potenziare il mio Sion God ancora di più. Quindi qualsiasi dei due retap che va ad uscire per me è ok. Nel caso invece in cui esca qualsiasi altro cavaliere che non sia un retap, niente. Ora, tralasciando tutte le sfortune del mondo e tutto l'ambaradam e ciccocco, attualmente ci dice la stella Scorpio. Ebbene sì, Scorpio. Siamo tornati sul 2833, il famosissimo 2833 che tanto mi ha fatto penare per anni e anni e anni. Lo so che lo troverò 2834, 28, 28, 20, no, io lo devo incavare, non dico preciso, ma dai, ah, l'ho visto che era 33, dai, dai, 28, 35, Frea, se ti lascio e ti inizi a fare casini. E non niente miau. Fai la brava, fai la bella, fai la brava, la gattina di papà. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Vai, 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 vai. Ti lascio libera. Vai, ti lascio libera. Vediamo se fai così. Allora, 2833 non vuole uscire, non vuole arrivare. Ha detto no a Valsoia. Quindi 28, 28, 34. Ok, facciamo 10 di riscaldamento singole, dopodiché ci buttiamo con le multine, quindi sono 9 multi, vabbè, affanculo, va bene così. Quindi riscaldamento, bellissima il fatto, bellissimo il fatto che praticamente è cambiata l'animazione come per Poseidone che c'era il tridente, ora abbiamo praticamente la spada di Hades che praticamente parte a go-go e spara, quindi bellissimo il fatto che sia stato aggiornato. Diciamo la selezione dei pull un pochino come Freya, ok, un pochino come quando in Dream Team aggiornano, diciamo aggiornano mentre pulli e quindi automaticamente vedi qualcosa di diverso. Quindi facciamo 9 singole, abbiamo detto 9 singole. La prima è andata totalmente anche la seconda. No, non solo la prima. Ok, quindi due bellissimi cavalieri B, di cui non me ne faccio assolutissimamente niente. Riproviamo, ci ributtiamo. E stavolta vola in. Oh, hey, oh, dove stai andando? Dove stai andando? No, che cos'è sto coso?
un secondo, per un attimo di secondo ci ho sperato, ho detto sì, davai caccadela, invece no, davai caccadela, no. Ok, non fa niente, non fa niente, non fa niente. Sono singolette, abbiamo detto riscaldamento. Freya, ti uccido. Ok. Quindi un'altra singoletta. Dove cazzo stanno andando queste singole? Vabbè, ma va a cacare, vado a prendere un attimo il gatto. Sì. Ok, quindi da ritorno, cioè da ritorno, da questo fantastico ritorno, possiamo evincere che anche il terzo pool è una merda. Quindi andiamo avanti con il discorso. Wow, però già non vi dire che scende giù. Me l'ho succhiamato, ho detto già vi dire che non scende giù, boom, praticamente come mi sono condannato proprio a morte, la condanna. Tu dici già vi dire condannato a morte, boom, non fa niente, riandiamo di nuovo con calma, vieni qua tu. Di nuovo ancora, cioè quando va qua è proprio il cesso del cesso del cesso. Ok, proviamo a spostare leggermente, in maniera proprio leggera, riproviamoci con questo 28-33. 28. Fuck my ass, perché? Ripartiamo da qua, facciamo così. 28. 28 non ci vedo un cazzo, cioè questo è il 28, 28 non ci vedo un cazzo. 28-32. 28, 32, 9. Cioè, proprio per la serie di dire ti prendo per il culo. Però già più carino che sale sopra. No. La costellazione del cane rabbioso. Ok, ultime tre singolette di riscaldamento. Poi si parte con l'armeria pesante. E poi armeria pesante, che andiamo a chiamare così. Wei, wei, wei. Pure se andavi su Scorpio, mi andava bene. Pegasus, cioè tra tutti i cessi dell'Australia mi dovevo uscire Pegasus, tra tutti i possibili cessi che esistono sulla faccia dell'esistenza, Pegasus. Cioè, ma pure se fosse stato God Pegasus, sarebbe stato comunque. Ma stavi così bello, ci stava Scorpione là di fianco, ma di chi che boh, ma che boh, boh. Ultima singoletta di riscaldamento, dopodiché partiamo con le multi. E vabbè. Si vince che è una merda, tutto ok, tutto a posto, fantastico. Quindi niente, le prime 10 singolette andate a zoccoline. Quindi clicchiamo ok, clicchiamo la Madosca, 28-32, non mi sento propizio sul 28-32, vediamo se ho ragione o non ho ragione. 28-32, me lo dai? Me lo dai? Non me lo dai. Nani? Vabbè. No, non è male perché Camus io lo utilizzo nella mia linea principale, quindi un doppione di Camus è sempre meglio di un doppione di un'altra merda, però Nani? Ok, ci siamo. Oh, per un secondo ho detto ok, quindi 28-32 non è poi così male, lo dobbiamo rivalutare nella lista delle coordinate, non è propriamente il cesso, è il semicesso. Semicesso. Quindi siamo a un cavaliere d'oro 20. Ok, questa è proprio vuota, cioè è proprio lo shaft più totale. Più shaft di così si moriva. Cioè, se c'era un modo più shaftoso di shaftare, non esiste. Cioè, brutale proprio. Neanche dire un cavaliere giusto per far vedere che si gira la carta. L'emozione, no. Ok, uno vuoto, 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 vuoto. Che cazzo? Vabbè, cioè, praticamente già lo so come finirà. Che Pandora me la dovrò fare a shard. Riproviamo di nuovo, ricambiamo le cose, cerchiamo questo 28-33 in maniera ossessiva compulsiva. 28-30, 28-35, quando già parte così non va. Andiamo di così. Andiamo di così. Dai. Lo so che ci, io lo so che ci sei, perché ad esserci ci devi essere per forza. 28 28 cazzo, 28-32, ma che fuck? Che fuck? Perché non riesco a beccare quel 28-33?
Quando è così non è mai niente di buono, mai, mai, mai. Boom, 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 niente, Shaft più neanche uno ha. Ok, quindi sto 28-32, da quando l'avevo rivalutato, lo possiamo anche buttare nel chess, quindi riproviamo di nuovo il 28-33 per l'ennesima volta, 28-31, niente, quando vedi che arrivi a 28-32 significa che il 28-33 non te lo dà, 29. 35, va 35 non me lo darà mai 33, cioè se siamo a 35, 32, ma che cazzo, banana, 28, dai, ma non fa, ma io che t'ho fatto di male, ma sono un povero ragazzo che sta provando a pullare una povera ragazza, e fai il bravo, e dai, au, 28-33, perfettissimo. Perfettissimo, sono pronto a portarmi Pandora a casa. 28-33 is the one. Oh, pronto. Vabbè, qua almeno è uscito quello là per far vedere che la teoria era giusta. Sto prendendo tanti di quei calcestruzzo nel culo al momento. Cioè, non ho summonato per 3 o 4 banner, solo Dio lo sa. E praticamente mi trovo che... Mi trovo davanti a uno shaft di dimensioni colossali. Boom, niente. Ok, questa è proprio sfiga con la pala. Ma se questo non è il mio mese, cioè non è questione su Dream Team mi va male, su qua mi va male, su Tsubasa Zero mi sta andando una merda. Mi sa che proprio non è il mio mese in generale, cioè non è il mio mese in toto. Non è che non è, sono sfortunato nei pull, non è il mio mese dei pull. Cioè, non è il mio mese fortunato. No, decisamente no. Non è il mio mese fortunato. Ma proprio zero. Cioè, proprio è il mio mese di merda. Ma che cazzo, le ultime due? Si è bloccato? Non si è ribloccato. No, ok. Oh, e da una carta. Girati una carta oro. Dai, non è possibile. Ultima. Cioè, già siamo arrivati alla fine, in un nanosecondo. In un nanosecondo siamo arrivati alla fine. Il lavoro di mesi, no, mesi e mesi no, perché non ho quasi giocato, però il lavoro comunque di un po' di tempo, conservare e riconservare, è andato totalmente nel gabinetto, portandomi a casa un solo, uno e dico uno, un solo cavaliere d'oro, che era anche un doppione. Però questi sono dettagli, su dettagli per cazzeruole, non sono dettagli. Non sono dettagli reali. Cioè, ho fatto 100 multisummon di cui non mi è uscito niente, ma veramente niente. Non so se essere triste, amareggiato, vediamo un attimo. 25, 25, 25. Quindi ci ributtiamo a singoletta, dai, a singoletta. Singoletta, 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 dai, lo so che ci sei, no? Costellazione di... Cioè mi fai scendere proprio le palle a terra, non è che me le stai scartavetrando, me le stai facendo scendere proprio a terra. E vabbè, sì, se bla bla bla, sciappa, papà. Ma che... Sì, bella costellazione, la costellazione di sto cazzo, la costellazione. La costellazione del pesce marino. La costellazione del cazzo un'altra volta. E ma dai, però, cioè, ma non mi puoi dare solo a... Dammi almeno un altro S, cioè, non si spiega. Dammi almeno un altro S. Dici, ok, hai ragione, ti do la costellazione del cane morto. Bah. Ma sparati in bocca, ucciditi, sai significa ucciditi, proprio sparati. L'orsa minore, logicamente, ci mancava, no? Tra i cessi, dei pull dei cessi, non l'avevamo ancora vista oggi. Eppure sto sulla cosa giusta, puntata 28-33, ma perché? Dai, non andare sempre sul cesso. Vabbè, là, la regina del Katia, la puttanella. Dai, che cazzo me ne fotte, Pandora, dove cazzo sei? Ma sti retappi ci sono o non ci sono? Dai! Dai, cazzo! Un'altra volta la costellazione del calamaro! Ma... Vabbè. No, io non ho mai visto delle multi così sfigate sto cazzo di mese
Un'altra volta bucana morta, che sfaccetta. Vabbè, a posto, sì, ciao, ciao, sei bellissima, una favola, a posto, ciao, grazie, stati bene. Non ho mai visto una cosa così sfigata in sto mese tra Tsubasa, sto gioco, Zero e qualsiasi altro cazzo di gioco che provo, una sfiga incredibile. Cioè, ma secondo me io ho ucciso qualcuno e non lo so, perché non è possibile, non si spiega, cioè non si spiega, così tanta sfortuna filata, a balene mammata, non si spiega, veramente. No, non si spiega, non si può spiegare io. Nata vota, baleni, la puttana mamma. Ma come si fa? Dai! No! Ma com'è? Ma mi pigli per il culo! Un'altra volta Cassius, basta, va, l'ultima. Come va? Tre mi servono, in realtà, sì, tre mi servono. Vedo una stella che mi piace. Ne ho vista una, non lo so, la vedevo bella. Vedevo una bella. Ne vedevo una bella. E vaffanculo, sinà è merda, ma gira. Ok, quindi da ciò abbiamo constatato che in 100 fottutissime multisummon mi è uscito un solo fottutissimo ricchione di merda. Va bene, va bene. No, sì, sì. Quindi da qua andiamo a vedere quanti shard di Pandora, 34 shard di Pandora. Mi servirà 3 mesi buoni? 3 mesi buoni per shardare sta Pandora. Diciamo che alzo le mani, lo schifo dello schifo. Però, niente, ormai la sto prendendo proprio a ridere. Che bello! Ho shaftato su Dream Team, che bello! Ho shaftato su Zero, che bello! Ho shaftato su Sensea. Dove vado shafto, quindi. E vabbè. Sono stato fortunato tanti mesi, voglio dire. Cioè, doveva anche succedere. Doveva anche succedere questo. Per fare uno sguardo veloce su quello che è l'account, vabbè, si vede che c'è la mia faccia, ma là c'è un Milo. C'è un cattivissimo Milo che guarda. Comunque, essendo un account su cui ci ho speso sì e no, 5 dollari, ma proprio netti. Diciamo che ho preso abbastanza cose, non mi posso assolutamente lamentare. Le skill dei personaggi sono comunque ben alzate, quindi significa che mi sono usciti i doppioni. Va benissimo Camus, però cioè, tra Camus e un altro di 10.000 personaggi inutili, meglio Camus che niente. Però se devo dire che wow, sono contento, no. Beh, raga, che dire? Il banner è andato a puttane. Il video, che almeno speravo che potesse dare un po' di enfasi, è andato a puttane. Anche questo perché è andato totalmente a puttane. Cioè, un video orribilante, non è uscito un cazzo. Vi ricordo in ogni caso che c'è la pagina dei Cavalieri dello Zodiaco, che ormai sta andando a go-go, che ormai ci sono discussioni giornaliere, non si capisce più niente, c'è tanta di quella gente che non so neanche io più dove metterla. E c'è anche la pagina di Tsubasa Zero, a cui probabilmente dovrei dare un pochino più di amore, perché quella là che tra i due viene pensata meno, quindi c'è anche la pagina di Tsubasa Zero che è in fase di crescita, sta bene ma è in fase di crescita, quindi vi invito a seguire tutte e due le pagine che vi lascio in descrizione, compiatitemi un pochino per i pull, perché se avete visto tra Dream Team e praticamente Saint Seiya. Non Tsubasa Zero, perché non vi sto facendo vedere cosa sto pullando. Tra Tsubasa Zero, questo e quello, praticamente sto spiegando in una maniera incredibile. L'unico pull decente che ho avuto nell'ultimo mese, praticamente me l'ha fatto un mio amico su Tsubasa Zero. Quindi alla fine non ho pullato neanche io. Ormai proprio. Beh, da quando ero quello là che faceva le magie, sono diventato uno sfigato. Vabbè, comunque. Vi ringrazio per aver visto anche questo video, anche se non è stato il top del top. Vi ricordo di guardare le pagine in descrizione, perché comunque ormai è una community che cresce, cresce, cresce. Vi ringrazio per aver visto anche questo video e ragazzi, ci becchiamo nel prossimo video.